primo ringraziamento però va ovviamente all'associazione, quindi alla PGS, perché io qui ringrazio veramente tanto in primis soprattutto il presidente, ma tutti i dirigenti che sono qui. Ho visto anche Silvio Genesio, che è stato presidente dell'associazione, Giulio Segino, che è stato presidente, lo nomino, e un altro presidente storico, non può essere presente, con un'anima di Scafuro, che hanno guidato l'associazione in questi ormai 30 anni di PGS Legale. Quindi il ringraziamento va all'associazione, perché è sempre stata un'associazione che ha portato avanti una pallavolo in maniera, un'organizzazione veramente seria, e quello penso sia proprio un po' il fiore all'occhiello che quando io in primis penso alla PGS, penso proprio a un'organizzazione, a un modo di fare le cose veramente bene, meticolose, e quindi il nostro ringraziamento va alla PGS per poi oggi c'era questa occasione, come dicevo, per questo risultato fantastico, perché la pallavolo, ma come un pochettino tutti gli sport di squadra, hanno un valore, hanno alcune cose bellissime, il fatto di fare aggregazione, integrazione, di valorizzare le persone che praticano lo sport, ed è una cosa secondo me molto bella che c'è negli sport di squadra. E appunto oggi abbiamo pensato di fare questo momento perché per questo risultato strepitoso. Io passo la parola al presidente della PGS, e poi così andiamo un pochettino avanti con questo momento. Parlando di questi risultati di quest'anno, veramente è stata un'annata storica, perché le ragazze della Serie D hanno vinto il campionato senza passare dai playoff direttamente, con una squadra tutta nostra proveniente dalle giovanili, età media 16 anni e mezzo, e quindi è stata veramente una cosa eccezionale. Altrettanto storico, eccezionale, storico veramente, perché non era mai successo, l'Under 16, oltre a vincere diversi tornei durante l'anno a Modena, ad esempio, ho vinto due tornei, il MOMA e un altro Cusinello, un torneo internazionale, sono state campioni interprovinciali in Cuneo Asti, ma non bastava ancora, campioni regionali, questo storico, perché mai al Gallo una squadra era campione regionale. Ventura, campioni regionali, hanno rappresentato l'unica squadra di tutta la regione Piemonte alle finali nazionali a Rieti e sono arrivate quinte in tutta Italia, che è un'altra cosa altrettanto importante. Complimenti a queste ragazze che hanno portato avanti per alcune, penso, un sogno anche, e hanno visto la realizzazione di questo sogno, frutto di un duro lavoro in palestra, dell'impegno di un gruppo nostro di allenatori che ha portato avanti un discorso negli anni. Proprio alla crescita pallavolistica hanno contribuito anche, secondo me, a una crescita psicologica, anche se a un certo punto ci siamo convinti anche mentalmente che possiamo fare certe cose. Questo è sempre una maturazione negli anni, parlando sempre di ragazzi giovanili. Quello che avete fatto è una cosa straordinaria, è una cosa che porta il nostro comune e il vostro nome per sempre nella storia, soprattutto dello sport. Ed è solo lo sport quello che può regalare quelle emozioni che avete vissuto e sarete per sempre probabilmente nel ricordo, anche quando vi incontrerete tra 20 anni, ricordarvi questi momenti bellissimi che avete fatto. Porteranno un'amicizia che vi riporterete dietro probabilmente per tutta la vita, e quindi cercate di mantenere questo gruppo di compagni di squadra, di amiche il più possibile, perché sicuramente solo con lo sport si vivono queste emozioni che si portano poi dietro per tutta la vita. Veramente siete l'orgoglio di Grinzane Cavour e siamo orgogliosi di essere vostri concittadini.